Amici di Poker Italia 24, benvenuti all'Italian Poker Tour. Per questa settima tappa siamo tornati in Slovenia, nella splendida cornice del Casino Perla di Nova Gorica. 286 giocatori ai nastri di partenza hanno pagato un buy-in di 2.200 euro, generando un montepremi di oltre 554.000 euro. Ci troviamo a Nova Gorica, dove giochiamo la settima tappa dell'Italian Poker Tour. Un field pazzesco, 300 giocatori, tanti stranieri, tanti giocatori forti. Ci sarà veramente da lottare in questo torneo. L'ultima tappa è stata vinta dall'ucraino Kovacuk, un giocatore fortissimo, ha vinto per due volte l'Italian Poker Tour ed è presente anche qua a Nova Gorica. Però ce la metteremo tutti gli italiani per non farlo vincere. Sono molto contenta di essere qui, è il primo evento live importante che gioco, quindi sono anche abbastanza emozionata, soprattutto perché comunque il field di giocatori è molto duro. Il field, come sempre, anzi forse ancora diventa sempre più tosto, quindi si sarà sicuramente da divertirsi. Per questa tappa mitteleuropea dell'IPT, oltre a un'ottima presenza femminile, si sono presentati anche tantissimi stranieri, pari a un terzo del field. Tra questi, il campione dell'IPT di Sanremo, Rupert Elder, e il temutissimo ucraino Oleksiy Kovalchuk, già vincitore di due tappe dell'IPT, nonché campione del mondo World Series. Hi, I'm Rupert Elder. I'm here in Nova Gorica in Slovenia for the Italian Poker Tour. Off the back of my luck in San Remo, I've come to attack the Italians once more and try and win some more money off them. My name is Jordan Mitrentsov and I'm 24 years old. Me and my friends come to play at tournaments here like every time when there is an opportunity. The tournament is really great and amazing. We just love it. Alla fine del day 1, dopo 7 livelli di gioco, sono sopravvissuti in 160. Come al solito, tante le uscite eccellenti e in evidenza due giocatori provenienti dai satelliti, online e live. Brandon Aspetti e Ivan Gabrielli hanno infatti chiuso ai due primi posti del chip count, ma la strada verso il final table è ancora lunga. Ho chiuso la giornata a 134.700, penso di essere chip leader e sono molto contento. Speriamo di giocarci bene le nostre carte domani al day 2. Tavolo finale è iniziato male, nonostante mi fossi ripetuta più volte stai calma, stai tranquilla, gioca serenamente eccetera, l'emozione mi ha giocato dei brutti scherzi e mi ha fatto fare degli errori, in più poi ho perso degli showdown importanti e mi sono trovata per la terza volta in questo torneo ad avere 10 big blind, diciamo che mi sono ripresa abbastanza bene, sono riuscita ad arrivare in heads up, però ho sfiorato la soddisfazione più grande, che era quella di prendere la picca. Siamo insieme al vincitore di questa settima tappa dell'Italian Poker Tour di Nova Gorica. Congratulations, Anton, you're the winner of this Italian Poker Tour stops. What's your feelings? Thank you very much. The feelings are great. I was here 6 days. It was pretty good days. And I'm so happy that I win this. It's like a dream.
Many players say that you are the master of the best catcher. Is it true? If they tell it, maybe it's true. Yeah.